innanzitutto auguri da parte della redazione e dei nostri lettori. Grazie. Le volevo chiedere quale impronta pensa di dare alla sua missione pastorale, anche alla luce del sinodo che si è celebrato 2 anni fa in questa diocesi. Sì, sì. La prima impronta è questa, cioè io vorrei mettere i miei passi accanto agli altri passi e quindi so che la mia impronta ha la sua, diciamo, particolarità, no? È che poi i nostri passi sono tutti originali, se presi nella loro, diciamo, individualità, no? O personalità. So ovviamente di essere anche destinatario di un messaggio che mi fa portatore di un'impronta appunto particolare per quella, come vescovo di questa chiesa. So che, come già avevo detto nell'omelia sabato scorso ad Altamura, io so di questo, ho appreso di questo evento del sinodo diocesano. So che, e perché mi è stato fatto pervenire a suo tempo, il libro del sinodo. Ne ho dato ovviamente un veloce sguardo. Beh, ho compreso che la chiesa che è in Altamura, Gravina, Acquaviva delle Fonti e le altre città della diocesi, con il sinodo hanno voluto procedere, come dire, ad un rinnovamento, ecco, della comunità diocesana. Io penso di mettermi in continuità, e appunto dicevo nell'omelia, perché le carte e i fogli non restino tali, ma poi si traducono in un graduale e progressivo attuazione delle linee del sinodo per il rinnovamento della Chiesa. In che senso il rinnovamento? Noi oggi abbiamo soprattutto una esigenza di parlare nell'evangelizzazione di un linguaggio che sia un po' più comprensibile. Diretto a chi? Destinatari privilegiati chi sono? Innanzitutto nella comunità ecclesiale, nella famiglia, i ragazzi, i giovani, che sono il futuro anche, del presente e futuro della Chiesa. Quindi c'è un rinnovamento della evangelizzazione, del modo con cui si annuncia Gesù Cristo. Direi sull'alto livello una particolare attenzione a mettersi accanto di questo, delle esigenze forse più urgenti di questo mondo, di questa storia, perché la Chiesa non può non tenere anche il passo, per usare un linguaggio, un'immagine di Don Antonio Bello, il passo degli ultimi. E quindi è questo un po' i due riferimenti, una evangelizzazione che trovi il modo di farsi più comprensibile, più attenta, soprattutto a questa fascia molto importante degli adulti, ma anche dei giovani, dei ragazzi, e l'attenzione appunto alle povertà, alle esigenze e ai bisogni di questa. Io volevo farle anche una domanda su Don Tonino Bello, ma ne parliamo tra un po', cioè più che altro chiedere un suo ricordo su Don Tonino Bello, visto che avete alcune. Sì, ho potuto conoscerlo. Però prima volevo chiedere qualcosa che sta, secondo me, un po' più a cuore agli acquavitesi. Sì. Allora, il fatto è questo: non capita a tutti i vescovi di diventare anche governatori di un ospedale come il Niuli. Ora, il Niuli per Acquaviva non è solo un orgoglio per gli acquavitesi, ma anche un'importanza da un punto di vista sociale e economico, anche ci sono tante famiglie che ci vivono dal Niuli. Il Niuli adesso è in un periodo di crisi. Sì. Insomma, come sente di rassicurare i tanti acquavivesi che sono preoccupati per la sorte dell'ospedale? Non so, ha un messaggio? Il messaggio che voglio dare agli acquavivesi, prima di tutto richiamo a quanto detto in piazza. Sì, questa il saluto. Il saluto. È una eredità. Che dice allo stesso tempo un dono che Acquaviva ha ricevuto, ma è un dono che Acquaviva deve saper, diciamo, restituire attraverso questo comune impegno, per quanto nel passato è stato
lasciato, affidato a, direi, agli acquavivesi, ad Acquaviva delle Fonti, e in particolare appunto al prelato a suo tempo di Acquaviva, il vescovo che oggi ha giurisdizione su Acquaviva. Non per niente io mi sono riferito un po' a questo termine che indica, diciamo, il mio compito, che è il governatore. Il governatore è colui, è un termine attinto dalla esperienza marinara del mare, no? Il governatore è colui che tiene la barra diritta, la rotta. No? La rotta, no? Ebbene, io da quando ovviamente sono stato nominato e so di questo mio, diciamo, impegno, questa mia responsabilità, qual è la barra? La barra è innanzitutto questa matrice, questa impronta cattolica, che certamente a suo tempo, in maniera certo del rispondere al tempo, il Miulli diede al governatore del tempo. Oggi questa presenza della Chiesa nella sanità, nelle strutture sanitarie, ecco, se la legge dello Stato lo consente, e in rispetto della legge dello Stato, questa matrice cristiana, direi proprio evangelica, nel mondo della sanità, io penso che questa è già la prima barra da tenere presente. Secondo, mi sento, diciamo, di anche rassicurare, perché proprio nel momento in cui siamo disorientati e forse anche timorosi o spaventati da quello che sta accadendo, soprattutto in particolare nel mondo della sanità, ecco, noi dobbiamo fare uno sforzo, diciamo, comune. Tutti coloro che dentro questa struttura in qualche modo hanno una responsabilità, a cominciare certo dal governatore, ma poi a finire a coloro che hanno la responsabilità delle varie direzioni, i medici, i paramedici, il personale, tutto, tutto. Una, direi quasi, corresponsabilità, io la definirei così, perché questa struttura ci vede allo stesso tempo protagonisti del presente e del futuro, nel medesimo tempo in una corresponsabilità che salvaguardi ovviamente la dignità di lei e la sicurezza che deriva dal lavoro dentro questa struttura. Allora sono queste le due, diciamo, direi la barra di questa direzione, va nella ispirazione cristiana, cattolica, che questa struttura sanitaria ha, per i motivi che tutti conoscono. Proprio per questo motivo l'altra barra è una corresponsabilità di tutti nel, direi, custodire questo bene che Acquaviva ha ricevuto. La matrice cattolica è per l'ispirazione, dicevo prima, cristiana, e per questa presenza, diciamo, della Chiesa nella, che tutti, direi, apprezzano nelle strutture sanitarie cattoliche, non perché gli altri siano meno attente all'ammalato, al paziente, no, perché lì c'è qualcosa che rende ancora più pregnante questo servizio all'ammalato, perché l'ispirazione cristiana dice che in ogni ammalato, in modo particolare, c'è il volto stesso di Cristo sofferente. Allora credo che se camminiamo un po' su questa strada avremo la possibilità intanto di procedere, come dire, un po' al risanamento, no? Visto che i problemi che ci sono, il risanamento, ma anche il credito di fiducia che è stato dato anche alla capacità dell'ospedale di direttiva di venire fuori, sia pure in qualche tempo ci sarà, ci vorrà, ma che vorrei rassicurare che ci sia veramente per tutti un messaggio di tranquillità. Sempre a proposito del Miulli, ritornando un po' al saluto che lei ha fatto prima alla cittadinanza, mi è sembrato di capire che c'era una certa intesa tra lei e il sindaco, avevate voglia di fare, di costruire una sinergia nella gestione del Miulli, ma anche tanto altro, o frainteso? No, non ha frainteso, questa, perché così è nata. L'ispirazione originaria era questa: al prelato di Acquaviva
ove il teatro Acquaviva, per tanti motivi, non avesse dato assicurazioni sulla continuità, il bene passava a questo ospedale per i poveri, veniva affidato alle cure della città, diciamo il sindaco, no? Allora, oggi, io credo che la prima destinazione non esclude l'altra, e nell'altra, diciamo così, si tiene a distanza quasi così indifferente rispetto a questo primo, diciamo, affidamento. Non c'è stata un'intesa proprio sul campo, nel senso che appunto la comunità ecclesiale e la comunità civile, se già sono chiamate a collaborare insieme nel cammino quotidiano, io ritengo e sono convinto che ad Acquaviva delle Fonti, per il Miuni, in modo particolare la comunità ecclesiale e quella civile, cioè il governatore, che attualmente è il vescovo che ha giurisdizione su Acquaviva, e il sindaco pro tempore, devono veramente collaborare, darsi la mano e camminare insieme per, direi, condividere questa responsabilità. Non viene. Poi, grazie, volevo chiedere di darci un suo ricordo di Don Tonino Bello. Sì, io ho conosciuto Don Tonino Bello diverse volte, e in modo particolare ricordo questo momento, anzi direi sì, un momento che poi si va a coincidere con un suo gesto, con una sua frase. Allora, Don Tonino era stato operato allo stomaco già da qualche mese. Poiché sapevamo di questa sua iniziativa di mettere su in centro la casa per i tossicodipendenti, per la loro ovviamente reinserimento, ecco. Io ero parroco a Bisceglie, nella Chiesa della Misericordia. Mi ha sentito di questa iniziativa e ricordo che abbiamo, in una quaresima, abbiamo raccolto 40 coperte da portare al vescovo Don Tonino per la casa, e c'era stato questo dono della comunità, e siamo andati un giorno a portargliene. Lui ci ha ricevuti ed era seduto così come siamo seduti in questo momento. Ha detto: Don Tonino, sono il parroco della... sì, ti conosco, perché era venuto già diverse altre volte a Bisceglie, e dico: Don Tonino, abbiamo raccolto queste coperte per la casa. Mi ci ha ringraziato, ha detto: dice, adesso io gioco in difesa, perché era provato da quell'operazione. Mm-hmm. Siamo salutati, insomma, abbiamo condiviso un po' questa, ci ha ringraziati. Poi, uscendo, ci ha fatto visita alla sua cappella, e credo che questo sia molto, è noto un po' a parecchi, la cappella dove lui pregava. C'era un inginocchiatoio dove c'era la Sacra Scrittura, la Bibbia, e un quaderno, dove lui, nei momenti di meditazione, stendeva, appuntava, quegli scritti che oggi gli scritti, le lettere, tutto quello che è stato il frutto di questa riflessione di Don Tonino, sì, che poi si racconta in tantissime omelie, documenti, sì, eccetera. E allora io capii per primo, no, che il suo non era un esercizio letterario, ma veniva, quelle parole venivano dalla preghiera. Ecco perché, secondo me, quei testi in qualche modo ancora oggi hanno un fascino e attraggono, perché sono nate, sì, da una penna ricca anche di inventiva, di fantasia, di un genere letterario unico, a cui Don Tonino poi faceva riferimento, queste immagini così sempre belle, così attraenti, ma era tutto ciò che questo avveniva nel momento in cui lui era in preghiera lì in cappella. E questo, direi, tra i tanti momenti che ho incontrato, è stato forse qualcosa che mi ha dato la certezza di chi fosse in realtà questo vescovo, questo uomo, questo prete, poi diventato vescovo, che stava facendo parlare di sé, ecco, un po' tutta l'Italia, per questa sua scelta, il suo progetto pastorale dietro Gesù Cristo, sul passo degli ultimi. Grazie mille. Grazie a voi.